Prepariamo la torta di ricotta. Per iniziare, dobbiamo dividere gli albumi dai tuorli. Gli albumi vanno montati a neve. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto al video. Ricordati di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche dalla campanella, sarai sempre aggiornato sulle novità. In una ciotola capiente mettere la ricotta, i tuorli, la ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto al video. Ricordati di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche dalla campanella, sarai sempre aggiornato sulle novità. Lo zucchero. Mescolare grossolanamente il tutto, poi lavorare con le fruste elettriche. Unire la farina, unire la scorza, la ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto al video. Ricordati di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche dalla campanella, sarai sempre aggiornato sulle novità. Lavorare tutto con la frusta.
Adesso uniamo gli albumi montati. Gli albumi vanno incorporati con una spatola mescolando dal basso verso l'alto. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto al video. Ricordati di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche della campanella, sarai sempre aggiornato sulle novità. Imburrare una teglia, preferibilmente a cerniera. Infarinate bene la teglia. Versate l'impasto precedentemente ottenuto. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto al video. Ricordati di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche della campanella, sarai sempre aggiornato sulle novità. Livellate e cucinate in forno. Ecco pronta la torta di ricotta, lasciate raffreddare bene prima di sformare e spolverare con zucchero a velo.